Benvenuto a tutti, vi ringrazio di essere qui presenti e immediatamente appunto per fare l'onore di casa do la parola all'amministratore delegato della Pallacanestro Cantù, ingegner Luca Orni. Buongiorno a tutti, finalmente, perdonatemi la voce ma purtroppo questo raffreddore che perdura. Dicevo, finalmente possiamo togliere il velo da questa sponsorizzazione annunciata che poi nei giorni scorsi ha destato curiosità giornalistiche. È una partnership tra due aziende di primaria importanza del territorio, Pallacanestro Cantù ed Enerxenia. Io sono molto contento di presentare questa partnership, perché questa partnership ha per me un valore al di là di quello che è l'aspetto economico, ma un valore simbolico molto importante. Abbiamo avuto a luglio un appello, credo estremamente chiaro, da parte del nostro presidente, e nel giro di direi brevissimo Enerxenia ha risposto a questo appello. È chiaro che se tutte le aziende del territorio seguissero questo esempio, non dico tutti, ma una buona parte dei problemi di oggi della Pallacanestro Cantù sarebbe risolta. Per cui mi piace proprio sottolineare questa partnership che mi auguro che poi per Enerxenia dia i risultati sperati, perché comunque Enerxenia è un'azienda che ha deciso di investire nella Pallacanestro Cantù ed è giusto che abbia il ritorno dall'investimento che fa con Pallacanestro Cantù. Per cui ovviamente noi faremo di tutto perché Enerxenia di questa partnership possa essere contenta. D'altro lato, mi piacerebbe proprio che le aziende che magari noi abbiamo già contattato, visto che facciamo un lavoro quotidiano di contattare le realtà del territorio, che oggi magari hanno la nostra offerta sul tavolo o comunque i nostri biglietti da visita sul tavolo, così proprio grazie a questo segnale dato da Enerxenia magari si decidessero anche loro a provare, a sperimentare. Poi noi non siamo assolutamente una società golosa, siamo una società che ritiene che sia molto meglio fidelizzare le proprie partnership nel tempo piuttosto che una politica del mordi e fuggi, per cui siamo veramente aperti a qualsiasi forma di sponsorizzazione. Vorrei lasciare la parola al dottor Grigesi per un commento del nuovo partner. Grazie. Didier, dunque, purtroppo mi ha già parlato, ho rubato la parte perché ha detto una parte. In buona sostanza alcuni concetti che vi annoio, ve li ripeto. Vabbè, vuol dire che sono condivisi, no? Per cui... Ma in effetti questa è la questione, cioè Enerxenia e il gruppo nel quale si colloca Enerxenia, cioè CSM Agam, è una realtà locale, che è, come posso dire, che si trova a confrontarsi con dei grandi operatori di livello neanche regionale, sovraregionale, addirittura nazionale, e ha preso come una delle sue linee guida quello di essere, tra virgolette, locale, nel senso di essere radicato nei territori in cui opera. Uno dei nostri slogan è: siamo parte di voi, cioè noi non siamo il grande operatore nazionale che se tu chiami ti risponde un call center che sta in chissà quale parte d'Italia se non all'estero. Siamo gente del territorio, siamo gente del territorio sia come attività, sia come dipendenti, sia come clienti e sia anche come come posso dire, sostegno in un certo senso a iniziative di carattere culturale, di carattere sociale e anche di carattere sportivo. Devo essere sincero, io non mi aspetto che a seguito dell'abbinamento
con la Pallacanestro Cantù noi faremo centinaia, se non migliaia di contratti. Però ci interessa molto che nella percezione degli abitanti di Cantù e nella percezione, diciamo così, dei tifosi, di coloro che seguono la Pallacanestro Cantù, si è associato all'insegna. Poi, ripeto, non mi attendo decine e decine di contratti o centinaia di contratti, mi basta il fatto che il nostro nome, il nostro marchio, la nostra attività siano associati a un'iniziativa culturale piuttosto che a una realtà sportiva. Adesso non voglio che l'ingegnere si offenda, perché la Pallacanestro Cantù, vedi anche i risultati, non può essere considerata come una realtà locale, è troppo di eccellenza a livello sportivo ed è sicuramente a livello nazionale, anche senza considerare la storia rappresentata dalle foto. Però insomma, a noi serve, per noi è importante che tifosi, abitanti di Cantù e dintorni abbinino il nostro nome a quello di Pallacanestro, della Pallacanestro Cantù. Sì, in questo senso è una di quelle situazioni tipiche che vincono entrambi, cioè sposiamo non la Pallacanestro Cantù ma se ne è quella signora, però sposiamo i nostri fini molto simili, ecco, siamo simili, è quasi naturale insomma, che ci sia questo tipo di abbinamento e di collaborazione. Poi, siccome siamo piccoli, non è che possiamo come posso dire, essere gli sponsor unici, quindi capisco benissimo il più o meno accurato appello che faceva l'ingegnere, però noi ci siamo, facciamo la nostra parte, siamo contenti di farla e puntiamo, ripeto, su un fatto di immagine, su un fatto che la gente ci riconosca come realtà di qua. Ricordiamoci che nel gruppo di Arsenia sta un'attività che un tempo, diversi anni fa, era svolta direttamente dalla società di Cantù, che adesso invece è stata integrata. Quindi per noi è importante reinvestire sul tempo. Questa è una sostanza, la ragione del nostro speriamo di portare fortuna, Questo nello sport è cosa sempre gradita. Al di là della bravura speriamo di portare anche fortuna. Aggiungo soltanto una cosa. Enersegna fa scelte di sponsorizzazione selezionate, mirate e lasciatemi aggiungere pensate. Noi abbiamo riflettuto sul fatto che molti tifosi di questa squadra sono anche i nostri clienti. Dottor Grigesi e Luca Ortman hanno sottolineato come noi siamo l'azienda del territorio. Questo significa anche un impegno nel voler redistribuire al territorio quella fiducia che negli anni il territorio ha sempre dato a questa società. Il successo della squadra è fatto dalla squadra stessa, dalla città, dalla comunità che sostiene la squadra. Ed è fatto da chi sta accanto alla squadra con qualche supporto economico. Abbiamo pensato alla somma di queste tre cose e ci è sembrato naturale fare un investimento per sostenere Pallacanestro Cantù, che è un esempio di successo di questo territorio, è un esempio di energia positiva di questo territorio ed è un esempio della volontà che in questo nostro territorio non manca mai di tener duro anche di fronte alle difficoltà della contingenza, dello scenario economico, della competizione. Guardate, se realtà come Pallacanestro Cantù e come Enersegna si limitassero a pensare che ci sono altre realtà più grandi di loro e quindi si impaurissero per questo e mollassero per questo, sarebbe una grave perdita per questo nostro territorio. Questo io credo sia la vera ragione per la quale tutti noi siamo qua, per la quale la presidenza di Pallacanestro Cantù resiste, investe
per la quale un'azienda come la nostra resiste, investe per rimanere sul territorio, per combattere sul proprio territorio, e per la quale queste due realtà insieme si augurano di fare il bene comune nel prossimo campionato. Grazie a tutti di essere venuti da parte mia. Ringraziamo quindi il dottor Alberto Polli, che è il direttore commerciale di Nexenia, così mi perdonerà di non averlo presentato prima. Grazie. Intanto arriviamo, diciamo, al momento un po' clou anche di questa appunto conferenza stampa, con quella che è la firma del contratto da parte delle due parti. Io lo passo direttamente al mio amministratore delegato, che vedo che ha già la penna pronta, quindi certo, è con grande tempismo. L'ho scaldata in mano. Campiero d'argento. Non è simpatico, vero, l'inchiostro? No. Non era viro della grande occasione, però era viro a cui sono più affezionato. Grazie davvero. Poi dopo, se ci sono delle domande, ci vediamo, almeno.